Buon pomeriggio e bentrovati al TG 2000 Flash, i nostri aggiornamenti. La violenza sulle donne è una piaga attuale aperta dappertutto, così il Papa durante l'udienza del mercoledì in Vaticano. Francesco dedica la catechesi al viaggio apostolico a Budapest e in Slovacchia della settimana scorsa. Ricorda la testimonianza della beata Anna Kolesarova, la ragazza slovacca che a costo della vita difese la sua dignità contro la violenza. Ripercorre gli incontri principali alle radici della fede, sottolinea la presenza di Dio viene annacquata tutti i giorni dal consumismo e dai vapori del pensiero unico, frutto del miscuglio di vecchie e nuove ideologie. Assunzioni Scuola ha pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica che prevede l'immissione in ruolo di 112.000 nuovi insegnanti. Gli uffici scolastici ne hanno già inseriti 59.000 per le supplenze. A fare notizia anche il quando, perché le nomine sono avvenute in gran parte prima dell'inizio delle lezioni. I posti residui saranno invece assegnati attivando un nuovo concorso straordinario. Vaccini, obiettivo immunizzare il 70% della popolazione di tutto il mondo entro settembre 2022. Stando a quanto si apprende, il presidente americano Joe Biden annuncerà oggi che gli Stati Uniti vogliono donare altre 500 milioni di dosi del vaccino Pfizer, arrivando così a oltre un miliardo di dosi donate. Biden farà il suo annuncio al summit virtuale a margine dell'Assemblea delle Nazioni Unite. Emergenza Covid, cresce il tentativo delle mafie di infiltrarsi nell'economia e l'allarme lanciato dalla Direzione Investigativa Antimafia nella relazione inviata al Parlamento è relativa al semestre 2020, in cui si sottolinea che le mafie hanno messo in atto una strategia criminale in un periodo di grave crisi per poter approfittare della situazione delle imprese in difficoltà, accaparrandosi quelle risorse pubbliche destinate a fronteggiare l'emergenza. 726 i monitoraggi effettuati sulle imprese. Economia, prosegue la crescita del fatturato dell'industria, a luglio massimo storico. Secondo l'Istat, l'indice nella media del trimestre maggio-luglio è cresciuto del 4,4% rispetto ai tre mesi precedenti. Tracollo invece per i bilanci delle famiglie. Il reddito disponibile segna un calo del 2,9%, una minore spesa durante il 2020, l'anno più duro della crisi legata alla pandemia, che sfiora i 5.000 euro a famiglia. Isole Canarie, prosegue la colata lavica del vulcano Cumbra Vieja e come una lenta agonia distrugge tutto ciò che incontra lungo il suo cammino. Siamo impotenti, dicono gli abitanti, le nostre case distrutte come fossero carta. Il timore dei geologi è che quando la lava raggiungerà l'oceano si sprigioneranno pericolosi gas tossici, 185 gli edifici già distrutti, 400 i milioni di danni quantificati. Ed è tutto, il TG2000 torna alle 18:30, grazie per averci seguiti e buon pomeriggio, arrivederci.